Buonasera cari amici di livegp.it, benvenuti a una nuova puntata di Circus, la puntata numero 351 che questa sera vi tiene compagnia come ogni lunedì sera che si rispetti. Marco Previtera in vostra compagnia, questa sera da una location un po' diversa rispetto al solito perché non, come vedete non mi trovo nella nostra redazione di Milano, ma sono di rientro dalla trasferta, dal weekend di Vallelunga dove c'è stato davvero un fine settimana all'insegna del motorsport con il Formula X Racing Weekend. Qualora dovesse notare qualche piccola imperfezione nelle mie corde vocali, ecco, capite il motivo. Ieri abbiamo commentato ben 18 gare durante la giornata che sono andate in diretta dalle 9 del mattino alle 19. Quindi abbiate pietà per la mia voce, ma vi prometto che cercherò di fare del mio meglio. E non a caso, vedete, alla vostra destra, anzi, eccolo di qua, una persona con la quale ho qualche punto in comune, e ovviamente non mi riferisco soltanto alla bellissima Polo di LiveGP, Vincenzo Bompane. Ciao Vincenzo. Ciao Marco, buonasera a tutti. Proseguiamo naturalmente in senso orario con le presentazioni, andando a salutare anche il nostro Luca Pellegrini. Ciao Luca. Ciao Marco, buonasera a tutti. Che è l'unico che si distingue perché questa sera non ha la Polo di LiveGP, però cercheremo naturalmente di rimediare quanto prima, va bene Luca? Ok, Certo, sarà fatto, assolutamente. adesso non pretendo che tu debba adeguarti al taglio di capelli mio di Vincenzo, però cercheremo di fare No. del nostro meglio. Quello in futuro. Va bene. Nicola Saglia, ciao Nicola, benvenuto. Ciao Marco, grazie, benvenuti a tutti, buonasera. Tra l'altro, sveliamo un aneddoto perché Nicola ieri ha azzeccato il vincitore della gara 2 di Detroit. Come hai fatto, Nicola? Dovrei dire fortuna, però. No, in realtà nelle prove libere erano messi abbastanza bene le McLaren, quindi insomma, dai, mi è andata bene anche con la caution a 10 giri dalla fine. E allora, naturalmente questa sera due grandissimi ospiti, avremo con noi tra pochissimo Matteo Cheroli, fresco vincitore delle 24 ore del Nürburgring, ieri secondo classificato nella 8 ore di Portimão, avremo poi in nostra compagnia anche il team principal dell'Aggressive Team Italia, Mauro Guastamacchia, con cui parleremo dei suoi progetti in pista e fuori, quindi sarà una puntata davvero tutta da seguire. Inoltre parleremo del WEC, quindi il Mondiale Endurance che è andato in scena nel corso del weekend. Parleremo anche di IndyCar con la doppia gara di Detroit, tra l'altro botto clamoroso per Felix Rosenqvist, per fortuna tutto bene per il pilota, e poi parleremo naturalmente anche del prossimo weekend in Francia al Paul Ricard di Formula 1 su una delle piste, diciamoci la verità, meno entusiasmanti del Mondiale, però cercheremo di divertirci in una stagione che fino a questo momento ci sta regalando sicuramente grosse sorprese. Salutiamo anche Andrea Colombo Toscanello che ci saluta, grazie per essere in nostra compagnia, caro Andrea. E a tal proposito, vi ricordiamo innanzitutto che è possibile scriverci il vostro commento perché vi risponderemo in diretta nel corso della puntata. Vi ricordo che è possibile seguirci anche attraverso il nostro sito livegp.it, il nostro canale YouTube, attivando la campanellina per non perdere nessuna delle nostre dirette. Mettete anche un bel like alla pagina Facebook di livegp.it. Ascoltateci, ascoltate i nostri podcast attraverso le piattaforme Spreaker, Spotify, iTunes e Google Podcast. Vi ricordo inoltre che siamo giunti alle ultime giornate della fantastica promozione scaturita dalla partnership tra livegp.it e Sim Race Components, perché avrete tempo fino alla mezzanotte del prossimo 20 giugno, quindi domenica 20 giugno, collegandovi al sito simracecomponents.com, avrete la possibilità, cari amici appassionati di gaming, di aggiudicarvi una di queste postazioni della linea Black Code con il 15% di sconto. Per farlo è molto semplice, andate sul sito che vedete anche in sovraimpressione, eccolo lì, simracecomponents.com. Scegliete la postazione che più vi piace della linea Black Code, inserite il codice sconto che vedete qui in alto, promo 15 SRC, e grazie a questa partnership con livegp.it potrete avere un bel 15% di sconto per iniziare a divertirvi anche nel mondo delle gare virtuali. Quindi mi raccomando, enjoy the game fino al prossimo 20 giugno.
Allora ci siamo, direi che adesso possiamo chiamare in causa il nostro primo ospite che avremo in collegamento telefonico, per cui io faccio tutto in diretta e gli telefono, mentre naturalmente il nostro Luca Pellegrini è sicuramente ansioso di rivolgere qualche bella domandina al nostro ospite, vero Luca? Ce ne sarebbero tantissime da pogli, visto il grande talento e i tanti risultati in questo 2021 che sono già arrivati e che sono solo a giugno, la stagione è ancora lunga, e quindi possiamo averne ancora tanti da commentare. Assolutamente sì, tra l'altro parlando di Matteo Cheroli, ricordiamo che lui ha vinto la 24 ore del Nürburgring proprio la scorsa settimana e ieri è stato protagonista a Portimão. Luca, ne vogliamo approfittare, magari così ci fai un breve recap di quanto accaduto ieri a Portimão e poi vedremo anche nelle immagini quanto accaduto nella 24 ore del Nürburgring. Sì, no, ieri a Portimão è stata una gara molto interessante, la prima 8 ore, l'unica in programma della stagione, visto che è saltata la 1000 km di Sebring e si è deciso di correre per la prima volta nella storia all'Algarve. È stata una gara che ha visto Cheroli protagonista della classe GTAM insieme a Riccardo Pera e Giglio Perfetti. Dovremmo avere Matteo. Dai. Eccoci qua, dovremmo avere Matteo. Ciao Matteo. Buonasera a tutti. Allora, ti sentiamo finalmente, abbiamo avuto qualche problema di connessione in precedenza, ma allora diamo il benvenuto ovviamente al grande ospite di questa sera, Matteo Cheroli, benvenuto a Circus, anzi bentornato perché sei un caro amico di livegp.it. Grazie mille. Allora Matteo, parlavamo intanto dei tuoi ultimi impegni, perché ogni weekend tu praticamente sei in pista e riesci anche a cogliere degli ottimi risultati. Tra l'altro io credo che forse possiamo annoverare il tuo successo nella 24 ore del Nürburgring forse come uno dei successi più importanti nella tua carriera. È così? Me lo puoi confermare? Sì, direi che è proprio così. Vabbè, adesso ho realizzato un sogno, chiaramente ne ho altri da portare a termine, però vabbè, un bel sassolino della scarpa me lo sono tolto, devo dire. Tra l'altro Matteo, una gara disputata in condizioni davvero difficili, è lecito attenderselo perché il Nürburgring naturalmente di certo non vai alle Maldive in questo periodo dell'anno, però insomma hai dovuto affrontare, oltre alle difficoltà che fanno parte di una classica 24 ore, anche quelle legate al meteo, perché poi tra l'altro avete avuto una sospensione di alcune ore imprevista che vi ha costretto anche a rivedere tutti i programmi. Sì, è stata una 24 ore un po', diciamo, particolare, è durata 9 ore e mezza al posto che 24, e io in quel momento quando ero dietro al volante ho reputato fosse impossibile andare avanti perché c'era veramente troppa nebbia, e così hanno stoppato la gara per più del dovuto, diciamo, perché si pensava fossimo ripartiti intorno alle 8 di mattina, invece abbiamo tirato là fino alle 12:30. Senti, com'è affrontare questo inferno verde, questa gara davvero incredibile? Guarda, per me la mia pista preferita, diciamo, quella che pilota, quindi ripeto, ogni giro che fai tiri un bel sospiro di sollievo e niente, ti prepari poi per il prossimo. Comunque è una missione da portare a termine anche solo un giro. Bello, assolutamente sì. Tra l'altro ti sei cimentato al bordo di una vettura che ha un nomignolo particolare, ce lo vuoi ricordare Matteo? L'Agrello. Esatto. L'Agrello, sì, ecco, ma da cosa deriva, per chi non lo conoscesse? Noi ci siamo un po', abbiamo avanzato alcune ipotesi. Da cosa deriva l'Agrello, questo nome? Semplicissimo, green e yellow. Ecco, e infatti quindi anche Nicola che è qui con noi ci ha... E la sua tesi è stata confermata. Luca Pellegrini, che è qui con noi, ti vuole fare sicuramente qualche domanda, Matteo. A te, Luca. Sì. Ciao Matteo, è grande per il successo, per i successi. Di quando ci eravamo visti inizio stagione, ne abbiamo avute tante da raccontare di cose. E semplicemente, come avete affrontato le restanti ore dalla bandiera rossa in poi? Visto che comunque, come hai detto tu, sono saltati tutti i piani, ma cosa è saltato in particolare durante, dalla mattina all'arrivo? Ma allora, io devo dire che sono stato, tra virgolette, fortunato da un certo punto di vista, che
ho avuto solo il sabato, ha fatto praticamente l'80% che il restante. Quindi è stata una vera e propria sprint race, e diciamo che sono onesto nel dirlo, Kevin, questo, cioè quel weekend ha fatto la differenza su tutti, ha fatto qualcosa di magico, quindi abbiamo reputato fosse lui l'uomo da mettere sul momento, ecco, in quel momento. Naturalmente dalla 24 ore del Nürburgring, Matteo, all'altra bellissima gara che hai svolto proprio ieri, la 8 ore di Portimão, un bel secondo posto nella classe Pro M, una vittoria sfiorata, insomma raccontaci un po' come è andata ieri sui saliscendi del circuito portoghese. Sì, allora sicuramente, vabbè, Felipe è ritornato sul podio anche nel WEC, che era da un po' di tempo che non succedeva. Vedo il bicchiere un po' mezzo pieno e mezzo vuoto, in quanto meritavamo di vincerla al 100%. Abbiamo avuto svariate complicazioni durante la gara, del tipo sia di errori da parte dei piloti, me compreso, che un problema legato al rifornimento della benzina che ci impiegava dai 6 agli 8 secondi in più a rifornire, perché avevamo un problema con la valvola, quella che fa passare chiaramente il carburante. E quindi 8 sono stati gli stop, e se facciamo il calcolo è già un minuto perso solo lì, senza contare poi gli altri piccoli problemi legati sempre durante la gara. Ecco Luca, se vuoi fare un'altra domanda a Matteo, poi arrivano subito delle domande dagli amici che ci stanno seguendo per Matteo, quindi vai Luca. Sì, no, hai toccato 24 ore e Mondiale Endurance, però non possiamo non parlare anche della tua stagione del GT World Challenge, che ti ha visto vincere a Monza e ti ha visto comunque fare un miracolo al Paul Ricard, visto quanto è successo e dei piccoli problemi che avete avuto. Ora il sogno ha un nome e un cognome, giusto? Si chiama Spa 24 Ore? Esatto, sì, è un altro sassolino che vorrei togliermi dalla scarpa, e penso che possiamo fare bene anche lì, dato che l'anno scorso al mio debutto siamo arrivati terzi, nonostante la mia, chiamiamola, inesperienza e anche quella del team, perché comunque ne aveva fatta solo una in precedenza, quindi sicuramente quest'anno arriviamo ancora più preparati e allo stesso tempo dovremmo avere più chance di fare meglio ancora dell'anno passato. Ecco Matteo, ti giro qualche domanda che ci arriva dagli amici che ci stanno seguendo. Intanto ti scrive Lorenzo Micelli, che scrive: Super Matteo, il miglior pilota italiano delle GT. Poi, abbiamo Andrea Toscanello che ci scrive: domanda per Cairoli, quanto manca a voi piloti la nostra presenza sulle tribune? Sicuramente è una cosa che la senti, ecco, non è... allora, da un certo punto di vista è diventato molto più semplice, in quanto saltiamo tante parti nel weekend, tipo press conference e cose varie. Sessione autografi. Esatto, cioè non, quindi vabbè, è una cosa un po', diciamo che, non dico, facciamo un po' più... Vi potete concentrare più sull'aspetto agonistico. Esatto. Però dall'altra parte, come tipo le 24 di domande, non fare la driver's parade non sarà come il solito, ecco. Ecco, poi c'era un'altra domanda che ci arriva da Grand Prix 3, che ci scrive: vorrei sapere, dal punto di vista dei piloti di oggi, correre al Nürburgring vecchio, come si percepisce il rischio di quella pista? La reputate ancora pericolosa come pista? Allora, dal mio punto di vista sì, nel senso che, allora, la pista in sé e la macchina che guidiamo è molto sicura ormai, cioè ci siamo evoluti sotto tutti e due gli aspetti, però ci sono svariate situazioni con le macchine più lente dove io quando guido dico, siamo, perdonatemi la parola, fottutamente pazzi, ecco. ci sono ecco, in certi casi, tipo con la Dacia, che era la macchina più lenta in pista, che andava a 200 all'ora meno di noi, e te la trovi quando scollini dietro una curva, ecco, non è semplice da gestire, comunque fa parte di quella gara fatta lì. Allora ti faccio un'ultima domanda, Matteo, che ci arriva sempre da casa. Allora, in una gara di durata, come si gestisce l'usura gomme e il consumo carburante per poter vincere una gara? Poi questa è chiaro, il Nürburgring è stata un po' atipica perché è durata soltanto 9 ore, però quanto è importante un'accurata gestione di gomme e carburante? Beh, quello sicuramente. Allora, di
solito il Nürburgring è uno sprint equivale a 8 giri e tra tutto devi chiaramente pensare anche a curare le gomme. Fortunatamente nel mio caso abbiamo dato un incidente, quindi è stata diciamo una sessione di qualifica, perché è un tipo di gomma che ti permette di spingere tantissimo senza sentire il degrado, quindi è stato bello anche da quel punto di vista lì. Non ho pensato tanto alla gestione nel mio caso durante la gara. Molto bene Matteo, io ti ringrazio davvero per essere stato in nostra compagnia, sappiamo che sei reduce anche da una bella trasferta, una gara ieri a Portimão, quindi grazie davvero per essere stato con noi e naturalmente sei sempre il benvenuto e lo sarai anche magari dopo Spa, che ne dici? Ci sentiamo. Grazie Matteo Cheroli, a presto. Grazie a tutti. Ciao. Molto Marco, bene, abbiamo avuto il nostro super ospite, primo Marco, super ospite di questa sera. Dimmi Luca. No, avrei una. Matteo ha lanciato una cosa molto interessante e far capire agli appassionati che ci stanno seguendo. La Porsche sua, il GT3, il tempo, il Nordschleife, Nürburgring vecchio, più la pista nuova è di circa 8 minuti e mezzo. La Dacia che ha citato Matteo si parla di 8 minuti e 14. Scusate, 8 minuti, scusate, 8 minuti, ho sbagliato a parlare. 8 minuti 8 contro 8 minuti 14, cioè è qualcosa di differente, varano tanto tempo. Certo. Quindi, sicuramente naturalmente una situazione molto complicata, soprattutto nel momento in cui ti trovi a gestire delle situazioni di traffico in condizioni meteo anche difficili, con la nebbia oppure l'oscurità, a maggior ragione, ma questo naturalmente vale per tutte le gare di durata, in particolar modo su circuiti come il Nürburgring o Spa-Francorchamps, chiaramente quello rappresenta un aspetto fondamentale. Certo. E allora io direi, in attesa che si colleghi con noi anche il secondo ospite, perché continueremo a rimanere nel tema delle ruote coperte, delle vetture turismo, ma andremo in Italia, quindi torneremo a parlare del nostro paese. Io coinvolgerei intanto Nicola per quanto riguarda un'altra gara che è andata in scena nel corso del fine settimana, Nicola e Vincenzo, perché naturalmente sono loro i nostri principali referenti per quanto riguarda il mondo a stelle e strisce, con l'IndyCar, perché dicevamo Nicola ha azzeccato il pronostico con Pato World per quanto riguarda la gara 2, però Vincenzo, io partirei da te, gara di Detroit che insomma ha registrato anche un discreto botto che ha fatto trattenere il fiato per diversi minuti in gara 1, giusto Vincenzo? Sì, il botto a cui ti riferisci è quello di Rosenqvist, che appunto ha costretto la direzione gara in gara 1 appunto a sospendere la sessione, comunque la durata della gara per quasi 2 ore. Poi più che altro per prestare le dovute cure al pilota e poi anche per ripristinare diciamo la fila di gomme e il muro di cemento che era andato distrutto dall'impatto. Oggi possiamo già dire con più certezza rispetto a quello che era emerso sabato, che comunque il guasto si è trattato di un guasto tecnico all'acceleratore, la macchina praticamente è rimasta accelerata, quindi il pilota non ha, impostando la sua diciamo la tradizionale scalata e frenata per poter affrontare quel tratto di curva, è rimasto il gas aperto, quindi non ha potuto fare, è stato praticamente il passeggero della sua stessa vettura andando a impattare in maniera piuttosto violenta. Per fortuna per il pilota non ci sono state conseguenze gravissime, però poi il suo posto è stato preso da Eskiv diciamo nella gara del giorno dopo. Per quanto riguarda le due gare, sono state due gare che comunque si sono decise nella fase finale nella fase finale, sia gara 1 che gara 2. Gara 1 diciamo in maniera piuttosto direi surreale, perché dopo una seconda neutralizzazione, Pavore, che fino a quel momento era saldamente in testa o comunque stava tenendo agevolmente la testa della corsa dagli assalti di Ericsson, appunto al restart a 4 giri dalla fine ha avuto un inconveniente tecnico che gli ha impedito di prendere proprio parte alla gara sprint stile Baku appunto di 2 settimane fa, e praticamente ha dovuto lasciare il via libera a Marcus Ericsson, che per chi se lo ricordasse un ex pilota della Formula 1 ha conquistato la vittoria in IndyCar.
e stessa c'è cioè, Marcus Ericsson che anche lui in quanto a botti se ne intende, visto che eravamo anche io e te Marco quell'anno a Monza quando fece quel terribile volo diciamo, in prima variante, quindi anche lui diciamo ha testato la sicurezza delle vetture di Formula 1 così come il suo connazionale ha testato quelle diciamo IndyCar. Per fortuna, come hai detto, sul fronte della sicurezza sono stati fatti passi avanti. Nessuno dei due piloti in quel caso, a parte diciamo uno scombussolamento fisiologico, comunque danni gravissimi non ce ne sono stati. E poi in gara 2, come giustamente sottolineato, il nostro Nicola aveva azzeccato già nel pre-gara il vincitore, quindi mi pare giusto e ovvio che sia lui a fare questo breve resoconto di gara 2. E tra pochissimo avremo il secondo ospite, quindi Nicola, vai okay. Pure con il resoconto di gara 2, che vedo già il nostro secondo ospite collegato. Allora, gara 2, diciamo che è stata la beffa finale è stata per New Garden, perché New Garden ha fatto il 90% della gara in testa, e purtroppo lui aveva optato per una strategia diversa dagli avversari, cioè di montare le gomme soft usate a fine gara, mentre gli avversari le hanno smarcate subito. Si stava difendendo bene dagli attacchi di Colton Herta, che gli è stato addosso tutta la gara, proprio è stata veramente bella da vedere, però nel finale un paio di caution per un testa coda prima di Jimmy Johnson e poi per i problemi ai freni di Grosjean hanno fatto ricompattare il gruppo e Pat O'Ward, che aveva evidentemente la macchina insomma più ben bilanciata e le gomme un po' più fresche, è riuscito a superare prima Colton Herta e poi ha superato New Garden, con cui tra l'altro è stato un bellissimo duello con anche un contatto tra i due veramente bello, no? Era la sfida chi alzava il piede prima, veramente è stato bellissimo. Pat O'Ward ha fatto una gran rimonta aiutato dalla macchina che era come detto in forma sulla pista di Detroit, sembrava essere veramente in piena forma la McLaren, però lui è stato molto bravo, ha fatto ottimi sorpassi. Tra l'altro mi piace ricordare che è in testa al campionato adesso Pat O'Ward per un solo punto su Alex Palou e dietro di loro terzo Scott Dixon, che ieri diciamo che ha un po' limitato i danni, perché è arrivato in top 5, però comunque ha limitato i danni, non è mai sembrato però in lotta per la vittoria. E neanche Palou è stato bravo alla fine, ma insomma non è mai sembrato essere in lotta per la vittoria. Chi sembrava giocarsela era New Garden e Colton Herta, che però poi ha fatto, a pochi giri dalla fine, ha fatto anche un lungo, un dritto, che non gli ha fatto perdere il treno dei primi due, quindi bravo Pat O'Ward, che è anche leader del campionato IndyCar. Molto bene, grazie, grazie Nicola. E allora adesso chiudiamo la parentesi dedicata alle monoposto per il momento, perché nel finale torneremo a parlare di monoposto, nella fattispecie presentando il Gran Premio di Francia che andrà in scena nel prossimo weekend e parleremo naturalmente di Formula 1, ma adesso è il momento di parlare di ruote coperte, nella fattispecie di campionati italiani. Perché? Perché intanto vi faccio vedere questo logo, vediamo un po' se al nostro ospite piace. Eccolo qua, il logo dell'Aggressive Team Italia, perché abbiamo con noi Mauro Guastamacchia, eccolo qua che è spuntato. Ciao Mauro! Buonasera a tutti. Come stai Mauro allora? Tutto bene? Grazie per essere con noi ovviamente. No, grazie a voi di avermi invitato. Sì, tutto ok, calcola che mi trovo all'estero adesso, allora ho anche una connessione un po' birichina, diciamo. Però riusciamo a sentirti bene, abbastanza bene comunque, quindi dai, ce la possiamo fare. Allora Mauro, innanzitutto andiamo con le presentazioni, perché ovviamente sei il team principal, il fondatore dell'Aggressive Team Italia, ma sei anche pilota, quindi chiaramente hai lanciato questa nuova avventura con l'Aggressive Team Italia, che quest'anno è presente su due fronti, quindi nel TCR Italy con la Hyundai affidata a Kevin Chacon e poi nel Coppa Italia Turismo, dove sei tu il principale protagonista, e tra l'altro con ottimi risultati colti nella tappa, ad esempio andate in scena sul circuito di Misano. Ecco, intanto ti chiedo, da dove nasce la volontà di metterti in gioco come team principal, come imprenditore, e di calarti in questa nuova realtà? Perché comunque un conto è fare il pilota, un conto è gestire un'azienda, perché un team comunque è una vera e propria azienda.
Sì, no, non nascondo che farlo per passione è bello, ma poi diventa subito dopo un lavoro. Nel senso, un lavoro a 360 gradi, un lavoro a tempo pieno, non hai tempo, non hai mai tempo di respirare, perché comunque tra le iscrizioni segui i regolamenti, segui i BOP, segui le varie date, gli hotel, insomma sono veramente... Ecco, abbiamo perso momentaneamente il collegamento con Mauro Guastamacchia, speriamo, è apparso Vincenzo magicamente. Speriamo di averlo, sicuramente lo avremo di nuovo tra pochi istanti con noi. Intanto vi mostriamo anche qualche immagine della Hyundai che gareggia nel TCR Italy, nella fattispecie con Kevin Ceccon, e poi vi mostreremo anche qualche immagine del dietro le quinte del team, che tra l'altro sta portando avanti delle belle iniziative sia in pista che anche fuori dalla pista. Ecco, abbiamo ripristinato il collegamento con Mauro. Ecco Mauro, ci stavi raccontando come nasce questa tua esperienza, a te. Scusate, ma qui la connessione, sono un po' in est Europa, è un po' un casino. E niente, no, stavo dicendo che dalla passione diventa comunque un lavoro poi alla fine, a tempo pieno, e anche questo ti appassiona comunque, perché comunque è bello seguire tutti gli avvicinamenti dei campionati, le situazioni da organizzare, i piloti da gestire, che forse è la parte più dura, però è bello anche quello, diciamo che con Kevin ci siamo sentiti, lui aveva due... Ok, adesso ha perso Luca Pellegrini, guardate. Si è un po' provato dall'autore del Portimao. Sì, dopo vi dico, perché abbiamo cominciato il discorso, poi eravamo fermati per l'arrivo di Matteo, e dopo finivo, perché è stato anche un evento storico da un certo punto di vista, l'8 ore Portimao di ieri, poi ne parleremo. E poi c'è anche un dettaglio che vorrei sottolineare di Belail, abbiamo parlato prima, visto che un altro pilota ex Formula 1 ha colto il primo successo nella propria categoria, dopo ne parliamo. Vediamo, abbiamo ripristinato il collegamento con Mauro. Allora Mauro, rimaniamo così, che se dovesse saltare la linea faremo un collegamento telefonico, così magari almeno riusciamo a sentire in maniera nitida la tua voce, ok? E nel frattempo facciamo anche vedere delle immagini della tua scuderia. Ecco, stavi parlando appunto anche di come è nata la collaborazione con Kevin Ceccon. Sì, ci eravamo sentiti, lui aveva due opzioni, o scegliere noi o scegliere un team estero, o sempre a ruote coperte. Alla fine ha ponderato la sua decisione di venire a correre con i colori della Racing Team, e noi siamo stati felici. Poi diciamo abbiamo avuto un po' di fatica all'inizio, Monza un po' per il BOP, che è il regolamento peso potenza che è internazionale, e la Hyundai diciamo che a Monza non è che era molto favorita. A Misano ci siamo presi bene anche nelle qualifiche, ma poi avevamo fatto il terzo tempo, come già aveva detto anticipatamente Kevin nel discorso, però era uscito di 5 centimetri e ci hanno dato un volto e niente, saluti, ci hanno condannato a partire sia in gara 1 che in gara 2 da nono posto. C'è anche da mettere in conto che Kevin comunque... Ok, adesso andremo naturalmente con il collegamento telefonico, siamo a turno, adesso appare a tutto schermo Nicola Saglia. Intanto stavi finendo il discorso Luca, ti lascio finire, così contatto direttamente io Mauro e vediamo almeno di poter ripristinare il collegamento dal punto di vista telefonico. Aspetta, attiviamo però il microfono a Luca, perché altrimenti... Ecco. È meglio, mutati, Luca. Siamo mutati in automatico. Ci chiedevano, Luca, ma ci sarà un giorno del weekend in cui Luca dorme? Sì, questa settimana, ad esempio, non c'è stato niente di che. Se non stanotte la NASCAR che mi ha fatto svegliare di notte, proprio il resto, il sabato è stato un weekend tranquillo, sabato sì. La risposta spero di averla data ai tuoi ascoltatori.
Ecco, questa è stata la segreteria. Vabbè, proveremo con WhatsApp. Luca, finiamo un attimo le considerazioni anche su quello che è il panorama italiano nel mondo del turismo, visto che abbiamo introdotto l'argomento con Mauro Guastamacchia, che ovviamente è uno dei principali componenti per quanto riguarda i team, a livello di team, naturalmente nel TCR Italy, come dicevamo anche nel Coppa Italia Turismo. Insomma, TCR Italy che tra l'altro quest'anno presenta ben 30, oltre 30 vetture al via, quindi davvero schieramento molto molto ricco. TCR potete trovarlo ovunque, Scandinavia, Asia, America, eccetera, però Europa soprattutto. Però la categoria italiana è una delle più importanti come iscritti e come nomi del 2021. Quindi un risultato molto importante con Piotr che ha corso nel Mondiale Turismo settimana scorsa. Avevamo con noi Kevin Ciccone, avevamo scherzato, evocato delle Ecco, sue scusa Luca, dovremmo imprese. avere Mauro Guastamacchia in collegamento Vai. telefonico. Ci senti Mauro? Sì, mi sento, scusatemi, Prego. però è un casino qua con le connessioni. Non ti preoccupare, Facciamo ti prima. perdoniamo, ti perdoniamo, No, poi tranquillo. parlare per telefono facciamo prima. Sì, Niente, no, infatti. stavo dicendo che c'è anche da mettere in conto comunque che Kevin ha avuto un grosso infortunio 20 giorni prima di Monza in bicicletta. Ed è stato operato al braccio entrambe le ossa dell'avambraccio. Perciò alla fine Monza calcoliamo che ha ripreso così a freddo subito con il test che avevamo fatto pre-gara. Diciamo che il medico poi aveva dato anche l'autorizzazione, però comunque sia non era al 100%. E calcolando anche che con la Hyundai si è avvicinato appunto col test di Monza ed era anche fermo da un paio d'anni. Comunque, no, perché dico questo perché sai, le voci di paddock dicono, ma Kevin, pilota del mondiale, viene, non emerge, invece secondo me sta facendo una grande stagione, anche perché comunque calcolando anche le difficoltà di cui sia personali che comunque di avanzamento verso un nuovo progetto, una nuova auto e quant'altro, penso che essendo terzo in classifica, 8 punti dalla vetta, penso che stiamo facendo tutti un buon lavoro. Senti Mauro, quanto è difficile comunque gestire questo doppio impegno in due campionati, diciamo così, paralleli, ecco, dove comunque cercate sempre di esprimervi ai massimi livelli, tu e il tuo staff? Sì, diciamo che Marco, non ti nascondo che non è semplice, nel senso questo fine settimana noi saremo giù a Misano, dove ci sarò io con la Hyundai e il grande rinforzo di Franco Nespoli nel Lotus Cup, ci cioè saremo impegnati in ambedue le categorie, nello stesso weekend, e organizzare sicuramente non è semplice. Io ho preso la decisione di fare il Coppa Italia, ma per il semplice fatto di essere presenti come Aggressive Team in entrambe le categorie, la categoria madre che è il TCR Italia, e la categoria secondaria, chiamiamola così, che poi secondaria non è perché comunque ci sono, è bella agguerrita anche il Coppa Italia, di parteciparci io. Eventualmente qualche cliente. Quindi questa è una stagione di investimento d'immagine, come tu sai bene, investimento d'immagine anche con Team Life, che poi vi racconterò che cos'è. Insomma, stiamo cercando di fare del meglio per rientrare nella piazza e far conoscere l'Aggressive Team, che è una realtà bella, nuova, innovativa e con idee sicuramente fresche, che diciamo che nel motorsport non guastano mai. Ecco Mauro, hai parlato di attività che vanno oltre il semplice impegno in pista, perché naturalmente nel mondo del motorsport, e forse non tutti colgono nella maniera giusta questo aspetto, anche la comunicazione riveste un ruolo fondamentale. Ecco, da questo punto di vista avete lanciato, tra gli altri, un progetto molto interessante che stiamo vedendo anche sul canale 163 GoTV dell'amico Riccardo Scarlato, che si chiama Team Life, che è anche disponibile poi sulla pagina YouTube del tuo team, dove vengono mostrati appunto alcuni momenti del weekend dietro le quinte, insomma, è anche un modo per poter coinvolgere lo spettatore in un mondo troppo spesso inaccessibile. Cosa ne pensi?
No, no, ma infatti è nato proprio per questo motivo, questo progetto di Team Life, perché ci siamo trovati un giorno io e Riccardo e ci siamo detti, ma perché non portare a casa il mondo del motorsport, anche se nel nostro modesto, nel senso, pensiamo di essere il top team o chissà, però nel nostro piccolo, perché non far vedere a chi sta a casa come si costruisce un weekend di gara da casa ai test, alla gara delle prove, i momenti di scherzo, poi di svago, piuttosto che momenti di tensione, ma più che altro per far sì che chissà mai, che la gente si riappassioni un po' anche al nostro mondo e ritorni a riempire anche gli spalti, perché a me fa piacere avere gli spettatori. Infatti, quindi una bella iniziativa secondo me, che poi va di pari passo con questa tua volontà. Tra l'altro io volevo leggere un paio di commenti che ci sono arrivati da chi ci segue, Mauro, perché c'è Andrea Colombo Toscanello che ci scrive, ad esempio: Mauro lo conosco da 4 anni ed è fenomenale, i box non toglie mai il saluto a nessuno. E poi ci chiede appunto come la pensi il fatto di vedere gli autodromi chiusi, come vedi il motor show a Monza con la cena di gala in pit lane e senza l'accesso al pubblico. Tu sei uno senza peli sulla lingua e ci teniamo un tuo commento. Ma queste cose speriamo che finiscano in fretta, anche perché sono un po' per noi team, e poi sono molto penalizzanti, perché adesso siamo costretti ad avere un numero massimo di, comunque, di tecnici, di ingegneri. Cioè, il gruppo del team deve essere proprio numerato e non puoi sforare in base alla categoria che fai. Poi è un problema, perché poi c'è il camionista in più, ci serve un meccanico in più, non te lo mettono alla lista, o a volte ti fanno un favore e te lo mettono. Però diciamo che speriamo che questo discorso della pandemia, prima di tutto per la salute quotidiana di chiunque e poi per la salute di qualsiasi sport, compreso il motorsport, normalmente, che venga, ritorni un po' alla normalità e che ritorni un po' accessibile a chiunque, anche se sto vedendo le telegiornali, anche se sono all'estero, che comunque ormai tante regioni sono diventate zona bianca. Per fortuna, diciamo, sì. Aspettiamo un po' di pubblico, magari a Misano dovrebbero iniziare a aprire, anche perché mi sembra che questa settimana scorsa c'è stata la Superbike e qualcosa hanno aperto, se non sbaglio, sì. Speriamo che ritorni un po' tutta la normalità. Il discorso di Monza, io le vedo un po', parliamo di che sono un po' estremiste certe decisioni, perché poi fondamentalmente che 200 persone che festeggiano, che fanno, che dicono, però poi al numero chiuso non ha più senso, perché comunque sono tutti accalcati, comunque sono tutti insieme, e a questo punto, con le dovute accortezze, sicuramente si potrebbe anche lasciare un po' le porte aperte a chi fa piacere sicuramente presenziare a eventi come quello di Monza. Poi non sta a me decidere, però questa è la mia idea, nel senso, dico, va bene la pandemia, adesso stiamo andando verso la luce, speriamo che tutti prendano coscienza di questo e che si ritorni poi alla normalità. Ecco Mauro, abbiamo parlato anche del progetto Team Life, ma un altro progetto molto interessante attraverso il quale tu vuoi dare seguito poi anche alla volontà di coinvolgere gli appassionati di motorsport, è proprio legato a questo progetto che vi mostriamo in sovraimpressione con questa locandina, tra l'altro a proposito del quale vi abbiamo parlato già nella scorsa settimana in compagnia di Kevin Cecon, che si chiama Progetto Nuovi Talenti, che secondo me è davvero una cosa interessante, perché si parla spesso di format, di iniziative volte a cercare di coinvolgere il pubblico nel motorsport, ma questo vi dà davvero, in relativamente pochi e semplici passi, l'opportunità di trasformarvi da semplice appassionato a pilota che avrà la possibilità di gareggiare in un campionato come il Coppa Italia Turismo. Quindi
vai un po' cortesemente a raccontarci come funziona questo progetto Nuovi Talenti, perché c'è ancora tempo per poter partecipare, quindi non perdete l'occasione. Allora, brevemente ti spiego, nel senso, io ho iniziato un po' tardi, come tu sai, a correre in macchina, ma perché purtroppo magari pensi di avere le qualità, ma alla fine il tuo denaro la fa sempre la padrona in questo mondo. Arrivando appunto dal basso, come ho appena detto, ho pensato, ma perché non dare la possibilità a qualche talentuoso che magari potrebbe cimentarsi su un'auto, magari essere anche bravo, e avendo la nostra opportunità, con la nostra opportunità potrebbe avere l'occasione di trovare qualche sponsor per fare magari una o due gare anche l'anno dopo, e non esclusivamente solo con noi, ma con chi gli pare. Però intanto noi possiamo con questo progetto dargli la possibilità di mettersi in evidenza in una gara vera del Coppa Italia, che probabilmente sarà quella di Monza l'ultima. E niente, questo progetto parte tutto da un'idea del simulatore. È stato acquistato un simulatore da un nostro partner estero, che è il nostro poi mini sponsor. Infatti sono qua apposta anche per discutere con un'altra società, perché ci sarà anche un'altra novità, perché forse abbiamo trovato qualcuno che crede nei nostri progetti e potrebbe arrivare in mezzo nuovo a un mesetto, il mezzo che ci porterà in giro per gli autodromi, grazie alla nostra società estera, che appunto sono qua a trattare, a chiudere un po' questo discorso, e a una loro parte, il nostro main sponsor, che poi è effettivamente per il momento il nostro unico sponsor, ci ha dato la possibilità di poter acquistare questo simulatore professionale dinamico, dove noi con soli 100 euro per un privato, 100 euro più IVA se fosse un'azienda, che perché può contattarci anche un'azienda e fare iscrivere e iscrivere i suoi dipendenti, non è un problema, e può scaricarla e tutto quanto, gli viene fatta una fattura, si può cementare in queste prove sul simulatore, dove io o chi per esso, comunque che abbia un minimo di conoscenza, prenderà dei vari appunti, o comunque farà delle valutazioni in questo momento che il pilota, un futuro pilota, fa il suo momento di simulazione. In questo viene stilata una classifica, i primi 32 che verranno fuori rifaranno un'altra simulazione sempre da noi, in questo caso loro contro il computer, su una gara vera TCR, con tutte le rotture attive, consumo gomma, consumo carburante, cioè come se fosse una gara vera. Certo. Ci sarà il suo momento di qualifica, 5 minuti di qualifica, e poi i suoi 30 minuti di gara, e non sarà solo concentrato su vediamo a che posizione arriva o se fa il giro veloce, ma questo equivale anche nella prima sessione, nel senso, noi è importante il giro veloce, ma non è sicuramente fondamentale, nel senso, in questa fase bisogna capire se una persona ha talento, e niente, fatto questa seconda selezione, di questi 32 ne rimarranno solo 6, questi 6 avranno la fortuna, adesso dobbiamo scegliere il circuito, se sarà Cremona o se sarà Cervesina, di fare un turno sulla Hyundai, su una delle nostre due Hyundai TCR, e in questo turno dovrà comunque fare del suo meglio, e anche lì ripeto, il suo meglio non è fare il tempo della vita, il suo meglio è gestire bene l'auto. Fatto quello, sotto la supervisione di Kevin Cecon, l'ultima sessione sarà fatta. Fatto quello, scaricheremo i dati dalla macchina, scaricheremo gli onboard e quant'altro, a breve giro, nel senso che dopo 2 o 3 giorni, massimo una settimana, prenderete la decisione. Saremo il responso dei due vincitori del talent, e questi due fortunati avranno la possibilità di fare una gara vera, tutta spesata nel Coppa Italia. Ma è fantastico, Mauro. Adesso ci hai regalato questi dettagli di questa opportunità incredibile, e io vedo già qui i miei colleghi Vincenzo, Nicola e Luca, che non vedono l'ora di
di prenotarsi e cimentarsi in questa opportunità per partecipare. Tra l'altro ci arrivano alcune domande da parte degli amici che ci stanno seguendo, Mauro. Ci chiedono, ma il simulatore usa un sistema come Assetto Corsa o R-Factor? Come funziona la piattaforma? Allora, il simulatore, noi lavoriamo sulla piattaforma di Assetto Corsa. Assetto Corsa, ok. Il circuito è anonimo fino a quando non vengono giù da noi. Almeno noi cerchiamo di non divulgarlo, anche perché cerchiamo di mettere un po' tutti sulle stesse condizioni. Poi non male che più gira la voce, più si saprà poi qual è il circuito della prima selezione. Però posso garantirti che sono venute persone che hanno a casa i simulatori, a volte statici, a volte anche dinamici, che però non è che hanno fatto benissimo, nel senso perché comunque sia noi la settiamo come se possiamo, cioè la settiamo con i nostri parametri da gara alla macchina, perciò non è neanche così scontato che se uno si allena a casa arriva, poi vada forte anche in officina. Esatto, ma questo è, ti spiego, anzi chiedo anche ai tuoi ospiti di aiutarci a dirlo in giro che questo è un progetto serio, nel senso, io ho avuto tante proposte da tante piattaforme online dicendomi, ma noi facciamo l'iscrizione a 5 euro, tiriamo su 5.000, 6.000 iscritti che se la fanno da casa la selezione, a programma bloccato, macchina bloccata, che devono fare. Però io dico, ma scusate, ma io come lo... Come puoi valutare una persona? È meglio vederla, quindi preferisci vederla anche come gestisce la pressione, perché effettivamente, Mauro, ci dicevi, non è tutto il fatto di fare il miglior tempo, ma è anche la gestione di una serie di parametri una volta che fai questa simulazione, la gestione della pressione, eccetera. Certo. Uno di quelli è la pressione emotiva, che perché comunque è vero, c'è lì dietro uno che ti sta comunque esaminando. Anche perché poi, diciamoci la verità, Mauro, un conto è, chiaramente, se per andare forte al simulatore, ma questi sono poi i primi sei, ricordiamo, avranno l'opportunità di svolgere una vera sessione di test al volante della Hyundai. Poi i primi due faranno la gara, ma poi comunque questo significa che già sei persone avranno la possibilità di sfidarsi direttamente in pista, quindi ci sarà comunque un passaggio molto importante. Certo, ma quello che devono capire le persone è che questo è un progetto veramente serio, non è la classica giocata del sabato sera, nel senso, per questo noi li vogliamo in sede da noi. Lo so, a volte può essere anche scomodo. Infatti non è che stiamo facendo un grandissimo di iscrizioni, ma forse perché ancora non è passato questo concetto che noi siamo un'azienda seria, un team serio, e le cose vogliamo fare in un modo serio. Dare fuori la possibilità a piattaforme di far fare 1000 selezioni a persone che non si capiamo neanche chi siano, per poi selezionarne 32 che verranno lì in sede, ma non sappiamo neanche con quali criteri poterli selezionare, secondo me è solo un sistema per fare cassa e non fare qualità. Io invece insisto e persisto sulla mia idea di fare qualità e non pensare alla cassa. Spero che questo progetto, spero che questo mio ideale paghi. Per il momento non sta pagando tanto, però... speriamo che magari anche attraverso la nostra trasmissione ci sia l'opportunità per tutti coloro che ci stanno seguendo di andare innanzitutto sul sito aggressiveteamitalia.it, lo vedete in sovraimpressione, e c'è un'area apposita, una sezione nuovi talenti. Il costo per c'è la possibilità di prenotarsi direttamente per i turni a disposizione presso la sede dell'azienda di Mauro, che è a Siziano, in provincia di Pavia. Una volta versato il costo di iscrizione, poi si sosterrà la prova direttamente in officina e quindi poi si parteciperà a questa selezione. E quindi sono sicuro che anche tanti tra i lettori di livegp.it saranno molto stuzzicati da questa idea, perché effettivamente poi con soli 100 euro si ha la possibilità di poter gareggiare, trasformarsi in dei veri piloti, quindi un'opportunità secondo me incredibile quella che stai offrendo. E oltretutto ti dirò che raggiungiamo il budget, quando lo raggiungiamo comunque il progetto lo andiamo a chiudere, ecco. Cioè non
mi spaventa il non raggiungere il budget, però mi piacerebbe arrivare alla testa della gente, che forse è il caso che si inizi a fare delle cose con concezione, nel senso con un ideale che sia quello di professionalità, cosa che nessun team fa. Nessun team fa correre grazie a nessuno. Ecco, questo riportiamo dunque la passione protagonista e speriamo che naturalmente anche attraverso questa tua iniziativa la cosa possa essere fattibile. Allora Mauro, io davvero ti ringrazio per averci raccontato questa tua splendida iniziativa. Invitiamo ancora tutti coloro che fossero interessati a visitare il sito aggressiveteamitalia.it e poi seguire naturalmente anche Mauro, Kevin in pista nelle gare del TCR Italy e nella Coppa Italia Turismo, insomma in tutte le altre competizioni a cui il tuo team partecipa. Grazie Mauro per essere stato con noi. Non meno importante, ricordiamoci che questo giovedì esce la seconda puntata di Titanic, certo, 163 alle ore 21. Ecco, allora, quindi giovedì alle 21 sul canale 163, nuova puntata di Team Life, per cui il format che vi mostra il dietro le quinte del Team Aggressive, quindi anche lì sarà molto interessante poterlo vedere anche sul canale YouTube. Quindi... E poi volevo fare un altro ringraziamento, perché è doveroso, a Maxi Car, perché lui ci sta appoggiando tantissimo anche con le tute per i nuovi, per i due talentosi che verranno, resteranno MP grazie a MaxiCar, e alla ProRace che ci sta inondando d'odio e prodotti possibili e immaginabili per poter andare avanti nei nostri progetti. Vi ringrazio queste due realtà. Molto bene, allora Mauro, in bocca al lupo per il weekend di Misano, noi ci vediamo lì in pista naturalmente e a risentirci quando vorrai, sei il benvenuto qui con noi su livegp.it. Scusatemi se non mi potete vedere, però spero che mi abbia sentito bene. Ti abbiamo sentito, ti suggeriscono anche di accorciarti un po' la barba. Infatti sto pensando di tagliarlo, di ritornare in natura come ero prima. Va bene, grazie. Grazie per l'ospitata e niente, noi ci vediamo sul prossimo anno. Assolutamente, grazie Mauro Guastamacchia, presto, ciao. Ciao a tutti, ciao. Molto bene ragazzi, abbiamo avuto modo di conoscere un'iniziativa secondo me molto bella, perché non è da tutti comunque proporre l'opportunità di gareggiare con una spesa comunque assolutamente irrisoria e poi trasformarsi in veri piloti. Io credo che queste iniziative anche... che vogliono poi portare in pista gli appassionati anche a basso costo, ci sono tanti campionati low cost, però qui c'è la possibilità davvero di gareggiare una tantum in un campionato molto prestigioso. Luca, Nicola, Vincenzo, sono sicuro che anche voi sarete stuzzicati a questa idea, in attesa naturalmente di preparare un equipaggio per una gara di durata, tutto firmato LiveGP. Magari partiamo dai go-kart, e poi ci cimentiamo sulle vetture un po' più potenti. Andiamo a fare la 24 ore del Nürburgring, Marco. Addirittura. Beh, io posso fare la 8 ore di Rozzano, semmai. Basta. Vincenzo, tu che dici? Secondo me si può fare. Cioè, secondo me siamo abbastanza competitivi. Per la 8 ore di Rozzano, intendevo. Sì, vabbè. Nicola ci raggiunge, anche lui sicuramente sarà competitivo. Sì. Tu, Nicola, il primo stint fai. Ah, hai già deciso, va bene, no, io sì, mi metto a disposizione, nel senso. Però sappiate che, cioè io voglio dire, dobbiamo prenderla in modo decubertiniano, perché sennò sì, non ne usciamo, teniamo alto l'onore del marchio che rappresentiamo. Noi facciamo vedere che siamo belli, poi dopo il resto viene dopo, tutto quello che viene dopo è tutto di guadagnato. Ragazzi, questo fine settimana torna la Formula 1 con Max Verstappen nel ruolo di leader e una Red Bull che si presenta con i favori del pronostico e forse con il ruolo di prima forza, cosa alla quale non eravamo più abituati, o meglio, non eravamo più abituati a non vedere più la Mercedes partire con i favori del pronostico. Voi pensate che sia stato solo un episodio accaduto in merito alle caratteristiche dei tracciati Monte Carlo e Baku che ci hanno preceduto, oppure anche in un circuito, diciamo così, standard come il Paul Ricard, pensate di poter vedere una Mercedes in difficoltà? Vincenzo e poi gli altri. Beh Marco, diciamo che il Paul Ricard sarà un test, però secondo me
è piuttosto chiaro che la Red Bull, diciamo, se non è uguagliato la Mercedes, cioè se non l'ha superata, comunque ci si è avvicinata molto, l'ha eguagliata, perché comunque anche negli altri Gran Premi, diciamo, dove ha vinto Hamilton c'è stato un errore della Red Bull, dove ha vinto Verstappen ha vinto piuttosto con merito. Quindi anche a Baku ha vinto con grande merito, sia da parte del pilota olandese che da parte del team, che comunque anche a livello strategico era stato impeccabile. Poi c'è stato questo scoppio del pneumatico, sono attese, diciamo, i risultati della Pirelli, le indiscrezioni parlerebbero non di detriti sulla gomma, e quindi si ipotizza, potrebbe esserci oltre a quello delle ali flessibili, ci potrebbe essere diciamo, una sorta di scandalo riguardo le pressioni, perché pare che gli scoppi siano avvenuti per una pressione, diciamo, non conforme al regolamento, comunque con una tecnica volta ad aggirare appunto il regolamento che, diciamo, appunto stabilisce le pressioni di gonfiaggio che ogni team deve adottare in base alle sessioni. Attendiamo i risultati della Pirelli che comunque dovrebbero arrivare in questi giorni, però diciamo questo è un altro fronte polemico che farà, diciamo, forse darà attenzione a un weekend che poi sportivamente parlando di attenzione ne dà poco. Io ho fatto l'ultimo, diciamo, Gran Premio nel paddock nel 2019 e diciamo che il consumo di caffeina la domenica durante la gara salì in maniera Stato notevole. esponenziale. Sì, è stato particolarmente notevole. Una brutta pista, purtroppo devo dirlo. Il contorno non è malvagio, è un bellissimo paddock, anche diciamo il paddock delle categorie minori è molto bello, però poi per il resto la gara è piuttosto piatta, non, credo che non si divertano neanche i piloti a questo punto. Diciamo Magari perché sarebbe da abolire la chicane sul rettilineo del Mistral che nella configurazione, ripristinando la configurazione simile a quella che abbiamo vi visto nella European Le Mans Series, vedo che Luca sì, annuisce. ma sono da. No, perché il problema è molto semplice: guardare le altre categorie, Alpine e Car fanno belle gare, quando c'è la Formula 1 le gare sono sempre pietose. Il problema, quindi, mi sorge un dubbio, perché il GT World Challenge, la 6 ore fatta a maggio, 6 ore, non 2 ore, la gara è stata bella. Pieni sorpassi, si passavano ovunque, andavano, giravano a mani curva ancora un po', usando tutta la pista, però la gara è stata bella, anche la European Le Mans Series pure, non capisco perché la Formula 1, evviva il sonno, questa è la domanda. Esatto. E poi Marco, comunque concludendo il mio intervento, denoto, diciamo, non più lo strapotere della Mercedes, da come si muove, diciamo, sul fronte non sportivo, cosa che faceva raramente gli anni scorsi. Adesso è andata ad aprire questa polemica con la Red Bull per le ali flessibili, segno che comunque lo strapotere tecnico sanno anche loro di non averlo più e quindi cercano di giocarsela a livello psicologico, cercando di destabilizzare i rivali. Nicola, cosa ci teniamo da questo weekend in Provenza? Ma sì, come diceva Vincenzo, solitamente la gara qui non è bellissima. Sono curioso di vedere perché è vero che insomma erano due piste particolari, no? Spa e Monaco in cui la Mercedes, scusate, Baku e Monaco in cui la Mercedes non è andata bene. Però è anche vero che due indizi cominciano insomma, no? A fare quasi una prova, nel senso sembra essere una Mercedes più in difficoltà che mai dall'evento dell'Era Power Unit. Quindi staremo a vedere, come diceva Vincenzo, c'è anche l'aspetto extra sportivo, extra pista, diciamo che terrà banco sicuramente tutto il weekend. Io volevo, Marco, volevo solo aprire una piccola polemica, così magari sono un po' fuori luogo, però abbiamo tre gare consecutive, no? Avremo. Io trovo veramente assurdo che di queste tre gare una sia il Paul Ricard, che ha la possibilità di avere una settantina di configurazioni, e due in Austria, su una pista di 3 km, che è la pista di Topolino, nel senso sono 10 curve, veramente. Io questa la trovo una follia, cioè al Paul Ricard si poteva fare la gara preclassica, il Gran Premio di Francia, vabbè, solito, però poi avevano tutte le possibilità per trovare, studiare Un po' soluzioni come è per avvenuto in rendere, Bahrain, per esempio. esatto, per rendere la pista più bella e magari dire, ma to, l'anno prossimo magari il layout, teniamo quello dove ci siamo divertiti, non questo che effettivamente dà poco, consente anche poco spettacolo a questo tipo di vetture, come diceva Luca, perché poi le altre categorie sono delle gare spettacolari.
purtroppo con queste categorie di vettura su una pista che poi ha delle vie di fuga aeroportuali, insomma, lo spettacolo tende a... Io, sinceramente, questa è stata una mossa che non... Secondo me è stato uno dei pochi errori fatti dalla federazione, dal Liberty Media, dall'organizzatore comunque in questi ultimi anni, perché secondo me non ha senso fare due gare a Spielberg, a Red Bull Ring. Vabbè, pagheranno di più la Red Bull Ring, non lo so. Però non ha senso fare due gare lì e una sola a Paul Ricard con tutti i layout possibili che ci sono a Paul Ricard. Mentre a Red Bull Ring ne hai uno solo. Leggevo le barzellette negli ultimi due giorni, no, di fare il Red Bull Ring al contrario. Il Red Bull Ring al contrario non si può fare, ce l'hanno già spiegato in tutte le salse. Quindi questa è veramente una cosa che non, secondo me ha perso un'occasione qui la Formula 1. Sentiamo cosa ne pensano anche i nostri amici da casa, credo che anche Luca sia d'accordo da questo punto di vista, no? Naturalmente sono poi molto dipende evidentemente dalle normative relative ai trasferimenti, ai viaggi, le normative vigenti in termini di contenimento della pandemia. Evidentemente l'Austria da questo punto di vista era un terreno più favorevole per il circus della Formula 1. Non dimentichiamoci che anche il Motomondiale ha fatto la stessa cosa, ovvero organizzare lo scorso anno due gare a Red Bull Ring. Semplice. Tu dici una questione di sponsor. Perché Paul Ricard ha tantissimo, come ha detto, mi viene in mente quella che utilizza il GT4 francese, che prima la prima curva gira a destra e entra sul Mistral, che poi era quella che era la vecchia configurazione della Formula 1 fino al 1990. Quindi si poteva usare quella lì, che è anche più bella da fare, senza il primo settore, e eravamo a posto. Però sono neanche 3 km la configurazione, un po' pochi per la Formula 1 ne ha 70 comunque il Polo Ricardi, ne ha tantissime. Marco, se mi lasciavi chiudere, dire una cosa invece su un dato particolare, perché ha parlato di Formula 1, però c'è un altro pilota questo weekend, ex Formula 1, fatto bene in America, e si tratta di, non è Romain Grosjean, che comunque ha fatto bene in qualifica, ma è Kevin Magnussen, che ha vinto la sua prima gara in IMSA con pole position, giro veloce nel suo stint, vittoria insieme a Van der Zande, prima vittoria per Chip Ganassi Racing nella categoria. È stato qualcosa di incredibile, la battaglia tra i muretti sabato notte, perché è stata posticipata dopo l'incidente di Rosenquist, e mentre Aston Martin ha vinto in GT Daytona, la classe riservata di GT3, in una gara dove aveva vinto Audi, ma una sanzione alla pompa della benzina ha tolto la vittoria alla casa tedesca. La devi dire in 24 secondi, però, come ci fa notare Grand Prix 3. Cosa? Della 24... Che cosa? La 8 sì, ore? La 24 ore la devi raccontare in 24 secondi, come l'altra volta. No, questa settimana non c'è stata la 24 ore. Era la 8 ore in 8 secondi. Se vuoi la 8 ore in 8 secondi... No, ce la faccio in 8 secondi a dirti la 8 ore. Sì. Vai, tre doppiette. Doppietta Toyota, doppietta Iota, doppietta Ferrari. Stop. Fatto. Altro che pit stop della Red Bull. Luca Pellegrini è stato... ancora più veloce. Esatto, no. Parlando seriamente, l'unica cosa interessante, sono state tante le cose interessanti, però ho fatto due fatti storici al Portimao. Il primo è il debutto di Glickenhaus nella classe regina, la terza Hypercar che ha corso contro Toyota e Alpine. Toyota ha vinto doppietta grazie ai consumi, consumano la metà rispetto al PIN, un pit stop in meno ha fatto la differenza, semplicemente. Iota Sport ha vinto per la prima volta nel 2021, mentre Ferrari ha fatto doppietta in GTE Pro con la 51 e la 52, e in GTE AM ha vinto con la 47 di Cetilar Racing, team tutto italiano, la prima vittoria con la Ferrari nella GTE AM. Secondo posto per il già citato Cairoli, la prossima gara sarà a Monza il 18 di luglio. Ricordo a Marco e a tutti voi che settimana prossima a Monza ci sarà la prima gara storica del nuovo DTM con il regolamento GT3 che sostituisce il regolamento Class 1. E vi ricordo anche che per le GT settimana prossima ci sarà il terzo round della GT World Challenge Sprint Cup che correrà a Zandvoort, secondo round del Sprint Cup, quarto del Endurance Cup, e poi finisco, non vi rompo più le scatole, dicendo che prima ho detto una stupidata con i tempi, perché mi sono confuso con i minuti, sono 8 per le GT3 e 14, non 8 e 14. Ecco, 6 minuti di differenza, quindi. 6 minuti di differenza. Quindi anche noi potremmo correre la 24 ore del nuovo. Per quello che ho detto 24 ore del nuovo, perché sono andato a controllare bene il tempo della Dacia di 14 minuti e 25 secondi. Contro un 8 minuti e mezzo del GT3, mi sono confuso un po' con i minuti. Comunque, anche Vincenzo potrebbe fare meglio, secondo me. Esatto, sì. Proviamo. E poi c'è anche Road America per l'IndyCar, così ci riprendiamo dal Paul Ricard.
Ecco, quindi mi sembra che avremo un weekend molto, molto impegnativo. Tra l'altro ci scrive Andrea, dice sempre a porte chiuse Monza, sempre purtroppo, Monza facci rientrare. Quando settimana scorsa a Misano 5.007 persone sono state ammesse al Mondiale Superbike, hai parlato d'America, settimana prossima non perdetevi la gara di Nashville della NASCAR, la prima gara della storia della Cup Series, nell'ovale più lungo, non asfaltato, ma in cemento della Cup Series. Questa settimana si è corsa lo Star Race, seconda vittoria in carriera per Kyle Larson, che sì, ha vinto la Coppa, però ha vinto anche $1 milione, quindi contento. Merito lui, insomma, si fa qualche bella vacanzina. Allora, ragazzi, siamo in chiusura, naturalmente, per quanto riguarda questa puntata numero 351 di Circus. Tra l'altro, inizio puntata, ci avevano chiesto una curiosità. Sì, eccolo qui, il Grand Prix Trick ci chiedeva, ma non ho capito come va il conteggio delle vostre puntate. Quelle di motociclismo sembravano conteggiate a parte, le 351 dovrebbero essere per la Formula 1. Molto semplice, il format Circus è giunto alla sua puntata numero 351 e va in onda il lunedì sera. Il format Motorbike Circus invece è nato un anno dopo circa Circus e quindi siamo a quota, se non sbaglio, 270 puntate giù di lì. Quindi questo è molto semplicemente il motivo per cui noi cercheremo di andare avanti per altre 350 puntate, sempre che le nostre vocali, corde vocali ci possono assistere. Bene, come potete intuire, sono abbastanza provato dopo questa puntata ricca di informazioni, di ospiti, ma di tanti argomenti interessanti. Allora ringrazio Vincenzo Bompane per essere stato con noi. Ciao Vincenzo. Ciao Marco, buonasera a tutti. Un saluto anche a Luca Pellegrini. Ciao Luca. Ciao Marco, buonasera a tutti. Vi ricordo che dall'aeroporto di Paul Ricard vi porterò domani nelle praterie di Snetterton, perché letteralmente così, una nuova puntata di A Ruota Libera domani, dove si parla di contatti, incidenti, sportellate, gare di questo weekend, perché non c'è stata la Formula 1, ma ci sono state tantissime altre robe, come avete sentito, come avete potuto intendere. Intanto tutti a Snetterton con Luca Pellegrini e quindi non perdete i nostri approfondimenti sul sito. Un saluto anche a Nicola Saglia. Ciao Nicola. Ciao Marco, ultimissima cosa, torna anche la Formula E il prossimo weekend a Puebla in Messico. Cioè, scusate, allora... No, non fare domani, è così. Doppia. Sì, doppia. Cioè avremo Formula 1, Formula E, IndyCar. Formula 3. Sì, sì. Formula 3. NASCAR, Formula 3, NASCAR, GT World Challenge, GT World Challenge. Cioè, manca GTM. Solo la MotoGP o c'è anche la MotoGP? Chiudiamo questa notizia. Chiudiamo la puntata, ragazzi, è stato un piacere essere stati in vostra compagnia, grazie. Circus torna lunedì prossimo, sempre in diretta, forse, se riusciremo a sopravvivere a questo weekend, sempre in diretta, sempre alle ore 21. Grazie a tutti, da Marco Previtera e alla prossima. Ciao.